all'inizio della preparazione, innanzitutto Lorenzo, come stavi fisicamente? Sicuramente meglio, ormai sono un po' di mesi che sopprimo il tutto per rientrare e per farmi trovare pronto per questo ritiro. Credo e spero che nell'arco di una decina di giorni ormai possa rientrare al 100% in gruppo. Ecco, le tue prime sensazioni dopo questi 10 giorni di preparazione, mattina e sera, quindi avete cominciato subito in maniera intensa questa stagione a tutto cuoio, qual è la prima impressione, anche visto che il gruppo è molto nuovo rispetto a quello dell'anno scorso? Sicuramente ho trovato un gruppo subito coeso, siamo uniti, un gruppo fatto di ragazzi per bene e la qualità non manca, sto vedendo, anche se ancora, ripeto, non sono al 100% in gruppo, ma vedo, osservo e c'è tanti giocatori di qualità e appunto sono qualità umane e qualità calcistiche, quindi sto vedendo una rosa che secondo me è importante, possiamo far bene. Ecco, sono stati comunicati nei giorni scorsi ufficialmente i gironi della Serie D, poi inserito nel girone D, il girone Tosco Emiliano, se vogliamo sintetizzare al massimo che girone sarà, sarà un girone con tante e piazze importanti, la Piacenza, visto che su tutte probabilmente, che ruolo si potrà ritagliare tutto poi in questa stagione? Ma io credo che a prescindere poi dal girone, perché sarebbe stato molto competitivo anche l'altro in cui rischiamo di essere inseriti, quello che è importante per noi è pensare al nostro percorso. È stimolante pensare di andare a giocare in piazze come Pistoia, in piazze come Ravenna. Faranno sicuramente delle belle partite. Noi dobbiamo pensare a dare il massimo giorno dopo giorno. Noi potremo ritagliarci uno spazio importante con umiltà e lavoro. Alla fine potremo dire la nostra. Ecco, l'ultima domanda, Lorenzo, su Aldo Filicano, che già l'anno scorso era allenatore tutto poi nella parte finale della stagione. Lo vedi carico a questo inizio di stagione? È sempre carico. È una persona squisita, un uomo con dei valori importanti e secondo me anche un allenatore molto preparato. Non ti fa mai mancare l'approccio mentale a un allenamento, pure lui non può mai essere sbagliato e questo è importantissimo. Sa anche essere parte di un gruppo e il primo a ridere, a scherzare quando si può, ma il primo poi quando c'è da lavorare a metterci via. Quindi il mister secondo me è un valore aggiunto di questa squadra, di questa società.